sono giapponese. Yo yo yo, bella raga, sono Dark e benvenuti in questo nuovissimo video del Minecraft Ita. Buon sabato. Perché ci stesse chiedendo? Perché ieri non ho fatto video, semplicemente è perché non avete lasciato abbastanza mi piace, raga. Questa serie qui deve avere il massimo supporto, come vi ho detto. Innanzitutto, grazie infinite per i commenti. Qua siamo su Minecraft, vi faccio anche vedere, guardate. Vi faccio anche vedere cos'è cambiato. Infatti, aspettate, non guardate troppo in là. E grazie infinite per i commenti, sono stati davvero tantissimi consigli. Tutto quello che mi avete detto, tipo di fare, adesso ve la faccio vedere intanto, di fare quella parte lì dell'ascensore, quello che sarà l'ascensore in vetro. Quello lì è stato uno dei consigli più belli che ho letto. E guardate qui cosa ho fatto, raga, vi faccio vedere. Praticamente vi ho detto che questa qui dovrebbe essere l'entrata principale. Ah, ma avete anche detto che una casa solo in legno farebbe cacare. Cagare, dai Dark, dillo bene. E quindi varierò con i materiali. Voi se avete consigli datemeli pure. Una persona mi ha detto di utilizzare granito, potrei anche utilizzarla. Intanto guardate qui. Allora, qua, questa qui sarebbe l'uscita, ecco, della nostra casa. Un giorno sarà l'uscita da... Perché lagga? Perché? Wow. Quando usciremo avremo questo ponte, cioè questo tunnel, diciamo, tutto dritto, che guardate dove ci porterà, perché diciamo si stava lamentando tra virgolette dell'acqua, ci porterà in questo stupendo lago. In più, raga, ve lo devo far vedere, sta cosa qua ve la devo far vedere. Guardate qui, raga, siete pronti? Guardate qua. Là in fondo c'è una caverna che sembra stupenda. E infatti, dato che è al di là della montagna, non è che c'è, sembra che c'è un botto, ma non c'è quasi nulla. Adesso vi faccio vedere come ci sarà il collegamento, come verrà effettuato il collegamento. Quella là sembra una bellissima entrata per le miniere, ci faremo i binari e tutto quanto, cioè allo stile Signore degli Anelli, sempre se ci... Non lo so, ma uno stile figo, ecco, pure passiamo di qua. Cioè, raga, ho un botto di progetti in mente. Guardate, allora, praticamente l'entrata dietro avete visto com'è, che ci sono delle strade, ecco. L'altra strada che si collega all'entrata, qua ci andranno le scale, fate finta che ci sono delle scale, che poi ci portano qua e abbiamo detto ci portano su. Qua, sto qua, vabbè, ci pensiamo dopo. Praticamente, se io voglio uscire invece dal sotto, che poi forse metterò anche un piano che va in profondità, adesso vedrò. Quando voglio uscire da qua, qua ci sarà il legno e tutto quanto, io vado di qua e poi qua ci saranno i cartelli, che li metterò. I cartelli che andranno da una parte, tipo le miniere, che infatti da qua ci potrei fare una cosa così. Faccio tipo un tunnel che parte da sotto, io prendo il binario, ecco, ti pareva? L'ho finite. Faccio un tunnel che parte da sotto con un binario e va fino a quella miniera là, che deve essere stupendo, raga, ho in mente della roba. Mentre di qua invece vado a qualsiasi altra parte. Cioè, questa sarà la nostra capitale, tra parentesi, perché poi non è adesso. Allora, ci facciamo subito una zappa. Io stavo pensando se farmela in ferro, però non lo so. Cioè, non so cosa cambia, ma se me lo dite mi fate un grande piacere, perché io sinceramente devo piantare delle patate, non so... Cosa potrebbe cambiare dal ferro al legno? Boh, magari la durata anche, non lo so. Comunque ricordatevi il mi piace, se vi va un commento. Però raga, il supporto, devo vedere che questa qui è una delle serie più... Cioè vorrei che questa qui fosse una delle serie più seguite sul canale, perché ci tengo davvero tanto e mi sta piacendo davvero un casino. Quindi più vedo il feed positivo, quindi più mi invogliate a fare altri video. E più di solito vengono anche meglio, perché se lo faccio contro voglia chiaramente fa fatica a venire. Bene, ok, le ossa le abbiamo, guardiamo quanta farina ci viene. Oh, delle stack, perfetto. Cominciamo a fare il nostro farm. La piantagione pensavo di farla qua in queste vicinanze qui del lago. Adesso non so ancora di preciso dove, però qui vicino. Oppure prendevo l'acqua e la facevo vicino a casa. Non saprei, raga, se devo essere sincero proprio non saprei. Oppure, dato che sotto avremo un ascensore che porta sopra, ci starebbe farla sopra a casa nostra una piantagione. Cioè, sarebbe stranissimo. Mettiamo la terra, l'acqua, ci sta. Se può fa. Perché raga mi ha dato 3 patate velenose? Ma cosa vuol dire? Non è mica... Oddio, cosa vuol dire? C'è un modo per guarirle, ma... Chi lo sa? Vabbè, non lo scopriremo mai, forse. Allora, mettiamo qua, c'è sta stack di patate. Oh, le... Avete detto di non fare una casa quadrata o rettangolare, chiaramente. Perché non verrebbe poi così al top, ecco. Quindi... Qua togliamo subito i bordi innanzitutto. A me piacerebbe fare una casa un po' diversa dal solito. Inizialmente volevo fare una casa tipo, adesso non so spiegarvi come, però siccome l'hanno già fatta quasi tutte, tutti quanti ormai, volevo fare almeno una casa con i bordi in vetro
innanzitutto vetro, cioè chiaramente vetro, e poi che calava con la lava. La lava, raga, ho preso così tanta sabbia da far schifo secondo me. Guardiamo, oh, attenzione, guardiamo. Allora io dico una stacco, voi quanto dite? Attenzione Dark, cosa ci dici? Quanto hai preso Dark, quanto hai guadagnato con oggi? Oh, una stacca e 12, sì, va bene, perfetto, ci sta. Oh, raga, ho trovato anche la clay, perfetto. Cioè, non so se è perfetto o meno, cioè, le mattonelle non so cosa posso... Intanto guardate qui anche il giardino, cioè, c'abbiamo tutto, qua c'abbiamo tutto. È il paradiso, più paradiso che c'è. Oh mio Dio, ho dato fuoco a tutto quanto? No, ma il legno, aspettate, che ci serve? Spegnilo, spegni il legno, spegnilo, che almeno prendiamo, non lo bruciamo così in vano. Ecco, che cazzo, ho pigliato fuoco io. Ma vaffanculo. Ok, allora, 39 patate. Oh, perfetto, così mi piace. Allora, cominciamo già a bruciare la sabbia. Allora, com'è che potrei fare? Ok, se i miei calcoli sono giusti, non lo sono quasi mai, la lava, buttandola giù di qua, dovrebbe caderla in fondo. Ci proviamo, raga, facciamo la cazzata della giornata. Ok, cazzata del giorno in arrivo, siete pronti? Io sono carico come una bestia, vai. Via che va giù la lava, muoviamoci. Io come cazzo scendo velocemente? No, oddio, sta cadendo, no, non sta cadendo come volevo, non sta cadendo proprio come volevo, no. No, qua prende fuoco tutto sto giro. Sì, comunque anche così non è male, come muro di lava, ci sta, spacca. Oh no, la bella cosa, la minchia, bella cosa. Dark, ferma, non da far prendere a fuoco, no, ti prego, no, la lava è caduta, la lava è andata sotto. Non ci provare nemmeno. Mi serve dell'acqua. Acqua, man, acqua. Qua ci piglia fuoco tutto. Dark, sei furbo come non so cosa. Mettila qua. Qua e stai buona. 3, 2, 1. Non ci credo, raga. Guardate di che pelo. Ci avrei anche quasi fatta. Ok, perfetto, raga. Allora, con l'acqua ci siamo. Io volevo fare una struttura sia d'acqua che di lava. Adesso scendo 2 secondi per vedere se è andato tutto bene. Perché se abbiamo fatto una stronzata, tanto vale... Ok, allora, seguendo i miei calcoli, doveva essere all'incontrario la struttura, doveva fare così. Però anche così non ci sta male, ecco, se devo essere sincero. Quindi, tanto qui ha finito tutta la sabbia, purtroppo non ho preso altra. Ne prenderò, ne farmerò off camera, state tranquilli. Ok, quindi qua tiriamo su e io direi di farci proprio tutto il perimetro. Così viene molto più figo, forse. Lo dico forse perché non l'ho mai provato a fare, è la prima volta proprio. Ok, salendo così, che dopo dovremo salire chiaramente tutto quanto il perimetro, dovrebbe rimanerci solamente quello che vogliamo noi. Guardiamo, sì, dovrebbe venire una cosa così. Poi da qua stavo pensando di chiudere la casa, come mi dite voi. Adesso mi dite voi nei commenti come preferite e poi la chiudiamo. So che è stato un casino, so che dovrò farmare un bordello, ma lo farò, state tranquilli. Io stavo pensando uno d'acqua, mentre, oppure, non so, acqua, lava e lava, oppure acqua, lava, oppure tutto acqua, oppure tutto lava. Ditemi voi, oppure ogni tanto cambiamo. Cioè, tanto alla fine basta solo andare in cima col secchio e cambiare, ci vogliono 2 minuti proprio. E quindi nulla, raga, spero che questo video qui vi sia piaciuto. Lo so, non abbiamo fatto granché, ma perché non ho ancora tutti i materiali. Se voi ora sotto nei commenti mi scrivete quello che si potrebbe fare, quello che potremmo fare nel prossimo episodio, io mi metto subito in avanti per farmare tutti i materiali che possono servire. E nel prossimo episodio tiriamo a farne tantissimo. Quindi nulla, raga, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre venite lasciare un bel mi piace, un commento, ma soprattutto di iscrivervi per altri video del genere. E nulla, ragazzi, quello che vi ho detto, noi come sempre ci vediamo alla prossima. E nulla, da Dark è tutto, bella.